Sì. No, e adesso misuriamoci con la cittadinanza. Io spero che ci possa essere la svolta per il Molise, perché questa squadra è una squadra di persone competenti, professionisti, seri, persone che sanno già come il giorno dopo in regione, sanno come muoversi, sanno come superare anche quella che è un'esposizione debitoria molto seria che ereditiamo dal passato, e sanno come dare una prospettiva concreta futura a questa regione. Ecco, parlate di debiti, quindi parliamo di sanità, ma anche lavoro e infrastrutture sono i temi su cui si gioca questa campagna elettorale, quindi il voto di domenica. Assolutamente sì, abbiamo bisogno di una squadra di amministratori che sappia come muoversi, perché non possiamo permetterci di perdere anche la grande opportunità costituita dai fondi europei di coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In quel piano c'è tanto anche per il Molise, è un'attenzione questa che abbiamo sempre avuto. Ricorderò durante il mio governo il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. Già allora ho rappresentato, riunendo tutti i sindaci del Molise, che solo lavorando in squadra, facendo sistema, si può cercare di dare un futuro ai giovani di questa terra. Ecco, a proposito di PNRR, ieri in Parlamento si è discusso sulla mozione per il no agli armamenti. È un segnale, un piccolo segnale positivo rispetto a quella che è la nostra posizione su questo conflitto. Sapete che per noi l'importante è definire e delineare una via d'uscita rispetto alla strategia militare che ci porta a un'escalation senza nessuna prospettiva che non sia quella di una distruzione totale. Noi invece vogliamo un percorso negoziale, e quindi ieri c'è stato un passaggio piccolo ma significativo sulla strada che noi stiamo percorrendo. C'è molto da fare, perché dobbiamo indirizzare e convincere tutte le forze politiche qui in Italia, e poi ovviamente l'Italia deve farsene carico anche a livello europeo e internazionale per imprimere questa svolta negoziale. Ecco, sabato siete stati in piazza contro il precariato, contro il lavoro precario, si collega direttamente anche al caro vita, che è un'emergenza che continua. Guardate, il caro vita è la vera tassa patrimoniale che gli italiani stanno pagando. Da ultimo le statistiche ci dicono che nei conti correnti degli italiani sono spariti 61 miliardi di euro. Questa è una tassa patrimoniale su cui il governo ovviamente è assolutamente passivo. Lascia che cada questa tassa sulla testa degli italiani, i conti correnti degli italiani, non sta facendo nulla per contrastare caro vita, caro mutui, caro affitti. Abbiamo bisogno invece di un governo che non ci porti in una prospettiva assolutamente depressiva, ma anzi rilancio economico, come abbiamo fatto noi. Nel momento più duro abbiamo posto le premesse con una prospettiva di investimenti, una prospettiva di rilancio, superamento della logica dell'austerità. Questo governo in piena continuità con Draghi ha sposato le vecchie logiche dell'austerità. Non andremo da nessuna parte in questo modo. Torno un attimo sulle regionali, appunto riparlando di sanità, qui è commissariata da oltre un decennio, qual è la strada, se la strada è uscire dal commissariamento, e poi un focus anche sulle infrastrutture. Qui manca una ferrovia veramente da tanti anni, nel posto della funzione per l'ambiente e per la sostenibilità, si passa anche da quello. Guardi, qui mancano tante cose. Qui mancano infrastrutture materiali e materiali, e sicuramente ovviamente le linee ferroviarie vanno implementate, sicuramente vanno accablato il Molise come tutta l'Italia a partire dal mezzogiorno. Vorrei anche ricordare che i soldi del PNRR sono arrivati, lo diciamo a tutti i cittadini, a tutti i molisani, lo devono rivendicare con orgoglio. Quei soldi sono arrivati e in quella consistenza veramente ingente. Perché? Perché noi abbiamo in Italia delle aree disagiate, svantaggiate, quindi sono arrivate grazie al Mezzogiorno d'Italia. Ecco perché quei fondi devono essere destinati qui per rilanciare il tessuto produttivo, creare occupazione e migliorare le infrastrutture. Il capitolo della sanità è un capitolo importante, ma che si inquadra sempre in questa prospettiva. Abbiamo visto con la pandemia cosa significa, come pesano sulla nostra pelle
i tagli della sanità del passato. Noi non possiamo ritornare e non trarre nessuna lezione dalla pandemia. In questo momento noi siamo in ritardo nell'attuazione del PNRR. Noi dobbiamo assolutamente utilizzare invece quei fondi per una medicina territoriale più efficiente, per garantire prestazioni sanitarie di qualità a tutti i molisani. Perché i molisani devono soltanto rifugiarsi in una logica innanzitutto per alcune prestazioni addirittura andare al nord, o comunque non bisogna puntare sul potenziamento delle strutture pubbliche, della struttura pubblica della sanità. Quindi benissimo se ci sono delle eccellenze private, ce le teniamo belle strette, ma il sistema va rafforzato nella sua integrità, nella sua completezza. E soprattutto un cavallo di battaglia per noi del Movimento 5 Stelle, la politica ha fatto tanti danni alla sanità. Per noi è un must, per noi è un imperativo morale costruire un percorso in cui la sanità sia gestita da professionisti e le scelte siano improntate soltanto alla logica di offrire un servizio migliore ai cittadini, non dalla logica di costruire dei potentati economici clientelari per i partiti che ne approfittano. Ok, grazie. Posso fare una domanda all'avvocato Gravina?